Buonasera, benvenuti e benvenute al secondo appuntamento del ciclo di incontri online intitolato quest'anno Racconti fuori scena. E oggi io porto i saluti del direttore di Ater Fondazione Roberto De Lellis, che purtroppo per un imprevisto non è riuscito ad essere con noi, e introduco questo secondo appuntamento. Io sono Nella Califano e questa è la terza edizione che ho il piacere di condurre di un formato nato nel 2022 con l'obiettivo di approfondire il rapporto che si instaura in sala tra attore e spettatore e di fornire alcuni strumenti di approfondimento sul teatro e i suoi linguaggi. Il progetto che è di Ater Fondazione, il circuito multidisciplinare dell'Emilia-Romagna, ha coinvolto quattro interpreti della stagione teatrale 2023-2024. E dopo aver dialogato il 23 gennaio scorso con Marta Cuscunà, oggi siamo in compagnia di Luigi D'Elia. Ciao Luigi. Ciao, ciao. Che vedremo in scena con lo spettacolo Caravaggio di Chiaro e di Oscuro il 24 febbraio al Teatro dei Sozzofili di Modigliana e il 9 marzo al Teatro Comunale di Poliporto. E ricordo che gli incontri saranno trasmessi su www.teatrinelarete.it, sul canale YouTube di Ater Fondazione e sulle pagine dei teatri coinvolti nel progetto. Ecco, io saluto subito Luigi, do il benvenuto a Luigi D'Elia. Oggi gioco in casa perché conosco Luigi da diversi anni e ho avuto il piacere di seguire i suoi lavori e in qualche caso anche di vederli nascere, in particolare quelli realizzati insieme al drammaturgo Francesco Niccolini, ma non solo, perché Luigi in questi 15 anni almeno di carriera ha avuto numerosissime collaborazioni attraversando diversi linguaggi artistici, ma senza abbandonare mai il suo legame con la natura e il suo interesse verso la cura dei luoghi naturali, che è una passione che viene da lontano, forse da quando lavorava come guida naturalistica nella riserva di Torre Guaceto in Puglia e che lo porterà poi a realizzare anche progetti di forestazione partecipata. Luigi ha condotto una delle ricerche più originali in Italia sul racconto della natura, anzi dico piuttosto della natura selvaggia, per citare anche il titolo di un libro che è uscito nel 2019 e che è un'antologia dedicata appunto alla sua ricerca sul racconto della natura e in particolare i 10 anni di teatro nel bosco insieme a Francesco Niccolini. E da questo felicissimo connubio artistico tra Luigi D'Elia e Francesco Niccolini nasceranno molti premiatissimi spettacoli, come Storia d'amore alberi, La grande foresta, Aspettando il vento, Il giardino delle magie, La storia d'amore di André e Dorin, Zanna bianca e Tarzan, ragazzo selvaggio, per quanto riguarda la produzione dedicata al giovane pubblico, e poi Cammelli a Barbiana, Don Lorenzo Milani e la sua scuola, e Moby Dick per un pubblico di adolescenti e adulti, e anche un'orazione civile, Non abbiate paura, che è il racconto dello sbarco di 20.000 cittadini albanesi a Brindisi nel 91. Infine abbiamo l'ultimo lavoro, che è Caravaggio di Chiaro e di Oscuro, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Ecco, da alcuni di questi spettacoli nasceranno anche delle pubblicazioni, dei romanzi, dei libri illustrati, per esempio Aspettando il vento, Il lupo e la farfalla, La scuola più bella che c'è. Il percorso di Luigi D'Elia direi che è segnato dal desiderio di sperimentare e di sperimentarsi, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire, perché Luigi non si adagia nella definizione di narratore che fin dall'inizio gli viene attribuita, ma diventa autore, attore, interprete, collabora con musicisti, artisti visivi, realizza progetti come Cinque racconti di fine estate, per esempio, insieme al gruppo musicale Bevano Est, Preludi all'amore. La Luna e Falò, Time Never Die, che è una sua riscrittura del romanzo appunto di Cesare Pavese, La Luna e Falò, è ancora un progetto di ricerca artistica molto interessante che si chiama Into Theatre Wild, in cui la narrazione dei luoghi naturali avviene attraverso il linguaggio del teatro, della poesia, delle arti sceniche, e inoltre dal 2022 interpreta anche lo spettacolo E la felicità prof, che è il secondo lavoro dedicato al mondo della scuola e che è tratto dall'omonimo libro di Giancarlo Vitisini.
Poi Luigi è anche promotore e coordinatore di un tavolo docenti sui diversi linguaggi per l'educazione ambientale, direttore artistico di numerosi progetti culturali, ha collaborato come consulente artistico alla scrittura del progetto Umana Meraviglia, finalista per il Comune di Mesagne come capitale italiana della cultura 2024, e poi Luigi è soprattutto un artista, è un artigiano. Ha esposto le sue opere in numerose mostre ed è scenografo di tutti i suoi spettacoli, perché per lui il legame con la materia è fondamentale. Vedremo poi come il suo legame con l'arte, in particolare con la pittura, influenzerà il suo lavoro a teatro. Ecco, dopo questo ritratto in cui ho cercato di far emergere le sfaccettature del lavoro di Luigi, ricomincerei dall'inizio, cioè da quando Luigi incontra Francesco Miccolini, che riconosce in lui le sue grandi qualità di narratore, e qui mi taccio e lascio la parola a Luigi, che ci racconta un po' come è iniziato tutto questo percorso. Sì, allora, ciao Nella, è un piacere dialogare con te oggi. Sì, ci conosciamo bene, ci siamo parlati a lungo di che cos'è questa avventura del teatro, del raccontare storie. E grazie anche ad Ater per l'invito. Fa sempre piacere, perché c'è un po' la sindrome, lo dico qui, insomma, sapendo di essere, come dire, in un territorio protetto, no? Però è un po' peccato quando si invitano gli attori a fare soltanto l'ora di spettacolo. Certe volte mi sta un po' stretta, quindi accolgo sempre con piacere gli inviti a parlare prima e dopo. È iniziato tutto quanto con una passeggiata a Torre Goceto con Francesco, che questa è una riserva naturale che si trova tra Brindisi e Ostuni, sul mare Adriatico. È una riserva sia terrestre che marina, e avevo il desiderio di realizzare un racconto nato dopo un incendio che aveva distrutto tutta la zona umida, la palude di questa riserva. Io lavoravo in questa riserva come guida naturalistico, come educatore ambientale. Avevo cominciato a scrivere, ma più che altro era una guida che, quando accompagnavo le persone in giro, gli piaceva molto raccontare le storie del luogo, delle piante, degli animali, quindi poche informazioni scientifiche, molte storie di cose che erano accadute in quel posto. Quindi ho cominciato così a raccontare in natura. E dopo quell'incendio ho scritto il primo nucleo di un racconto, che poi diventerà Aspettando il vento, e invitai Francesco, perché c'era stata un'opportunità del Teatro Pubblico Pugliese, per realizzare lo spettacolo, invitai Francesco su indicazione di Enzo Toma, che è stato uno dei primi incontri, devo dire, importanti che ho avuto. Enzo Toma come regista, ci sono tante cose di lui che mi tornano ancora oggi. E accompagnai Francesco a vedere i luoghi di quel racconto, perché erano luoghi veri. C'era la strada, una casa, la stazione, una 500 bruciata in mezzo a questo incendio, quindi tutti gli elementi, come la scena del crimine dove è accaduto questo racconto. E lì, facendo questa passeggiata, la prima volta che ci incontrammo con Francesco, gli disse: va bene, collaboriamo, facciamo questa avventura insieme e cominciamo a scrivere insieme. E quindi per me lì è iniziata una grande palestra di narrazione, perché poi avere la possibilità di farla con lui, e quindi sia dalla scrittura e poi dal racconto. Però insomma, Enzo Toma e Francesco Niccolini sono stati i miei primi due incontri. E tutto è successo in questa riserva naturale, che vi invito a visitare se passate dalla Puglia, perché è un luogo bellissimo, incantato. La prima macchina, il primo parcheggio lo trovi dopo 3-4 chilometri, quindi è un posto dove siete da soli davanti al mare. Poi in questa stagione è bellissimo. Sì, infatti mi ricordo che, a proposito della questione, appunto, di questo vostro incontro, mi ricordo che una volta abbiamo chiacchierato insieme, anche se a distanza, ed entrambi, sia tu che Francesco Niccolini, parlaste di come tu approcci alle storie, utilizzando una espressione, cioè devo sentire il friccico quando voglio realizzare una storia, questa storia devo sentirla mia. Tu, per raccontare una storia, devi attraversarla, devi lasciarti attraversare, devi sentire questo friccico. Sei sempre inoltre alla ricerca di immagini mentali, ma anche immagini fotografiche. E l'arte, soprattutto pittorica, ti influenza molto, e lo vedremo soprattutto forse quando ci parlerai di Caravaggio. E addirittura ho notato che hai scelto di presentarti sul tuo sito con una frase di un pittore espressionista, Claude Monet. Dice: il motivo è per me insignificante, quel che voglio riprodurre è quanto c'è tra il motivo e me.
Quindi io approfitto di questa frase che tu stesso hai scelto per chiederti quali sono le tue pratiche drammaturgiche, come scegli le storie, come lavori alle tue narrazioni. Allora, devo dire che tantissime volte sono state le storie ad arrivare a me. Quindi probabilmente l'operazione di scelta è stata fatta pochissime volte. Devo dire che anche quelle poche volte che ho scelto io non sempre è andato benissimo, ma dal punto di vista, come dire, del numero delle repliche, della fortuna commerciale dello spettacolo, poi chissà che altre cose non siano andate bene lo stesso. E tante volte è successo che siano le storie venute a me, quindi che mi sono trovato proprio con i piedi in certe situazioni ed era chiaro che ecco, questa è la storia. E certe volte ricordo che un po' di tempo fa, quando non arrivava una storia, ero disposto anche ad aspettare 2 anni, 3 anni. Ora no, devo dire qualcosa sta cambiando, gli vado un po' più incontro, c'è una certa. Il tempo è come se si stesse un po' accorciando. Invece prima erano tante volte sono state le storie, per esempio la prima. Quella là di cui parlavamo a Torregoceto era, non avevo proprio idea che sarei finito a raccontare quella storia, ma camminavo sul letto di un incendio e camminando sul letto di quell'incendio mi trovo un'auto bruciata, una vecchia 500 lì al centro della palude. E dico, ma guarda, questa 500 non la vedeva nessuno in mezzo al canneto. E penso che se un bambino avesse voluto nascondersi, lì non l'avrebbe mai trovato nessuno. E arrivo Andrea, il bambino che si nasconde nella storia di Aspettando il Vento. E per questa cosa potrei raccontarvi tantissimi aneddoti su come sono arrivate le altre storie. E poi sono arrivate, ho iniziato a raccontare nel periodo in cui dipingevo anche parecchio. Per molto tempo ho pensato che dovesse essere quella la mia strada. Sognavo di fare il pittore, in un periodo ho fatto parecchie mostre, andavo in giro per l'Italia a far vedere i miei quadri nella galleria, non, perché speravo di sfondare nel mondo dell'arte. Per un periodo, come dire, è stato anche molto bello, però ho passato tantissime notti, la pittura per me erano le notti che passavo a dipingere, tantissimo tempo. E quindi da subito raccontare storie per me ha avuto a che fare con la materia, perché poi mi costruivo anche gli oggetti, o dipingevo, o costruivo le cose. Poi Torregoceto è un luogo, lo nomino spesso, può sembrare ripetitivo, ma è un luogo credo che mi abbia forgiato come narratore. Perché lì considerate che ci sono questi 7 km di spiaggia sul mare Adriatico, con le mareggiate, arriva tantissima roba dal mare. Quindi il contatto lì è, hai tutti questi legni spiaggiati che i pescatori, non mi ricordo dove, chiamano durmienti, che dormono sulla spiaggia dopo il lungo viaggio arrivato dal mare. Poi c'erano gli sbarchi, allora c'era la guerra in corso e vedevamo i profughi arrivare dal mare. Poi c'era la palude. Il fango, la salsedina, la macchia mediterranea, quindi era tutto materico e lì dipingevo anche, quindi è stata tutta una cosa che è accaduta tutto in quel periodo. E quindi in tutti i miei primi spettacoli io avevo degli oggetti di scena costruiti da me. E vedo che sta succedendo che ora negli spettacoli dove ci sono meno oggetti, perché poi non si può fare proprio tutto, tutto, a volte ti manca proprio il tempo, allora mi porto meno oggetti in scena, ma questa materia sta entrando nelle parole. Quindi nel racconto, nelle parole, ho bisogno di mettere la materialità, gli odori, le sensazioni, il gusto, di evocare della materia. Questo accade che sia il pelo di un lupo durante una carezza, o che sia la pittura di Caravaggio, o la puzza dei quartieri poveri del 600 in Caravaggio. E questo è un processo dove dire, come dire, noi con Francesco abbiamo fatto tanti spettacoli insieme. Lui fa una prima stesura, poi me la manda e mi lascia il tempo di digerirla. E sa che poi io la faccio mia, la tradisco per certe cose, su certe cose, poi siamo anche diversi io e Francesco, e questo, come dire, penso che sia una grande opportunità. E quindi ci confrontiamo anche sulle diversità di vedute su alcune cose. Poi a un certo punto entrano delle parole, delle immagini, ed è come se man mano si definisse me sempre meglio il quadro. Quindi per me narrazione e pittura sono due cose strettamente imparentati. E quella frase di Monet mi piace perché la scritta l'ho trovata in un libro di lettere di Monet, e l'ha scritta nell'ultimo periodo quando stava cominciando a dipingere soltanto le ninfee, e quindi ore e ore passate a dipingere le ninfee con tutti i cambi di luce nello stagno che si era costruito lì a Giverny. E lui diceva questa frase bellissima: non è il soggetto che mi interessa, quindi non la ninfea,
ma quello che c'è tra me e il soggetto, e quindi è tutta l'aria in mezzo, l'atmosfera, la luce, tutto quello che accade nella distanza che poteva esserci tra quel pittore che dipingeva e quella ninfea che magari stava a 10-20 metri da lui. E in fondo questa è la stessa condizione che c'è dal palco, dal teatro al pubblico. È la stessa distanza di un pittore che dipinge dal vivo con il soggetto di fronte. E quello che accade è in quello spazio, e quindi accade nello spazio tra me e il pubblico, in quella distanza dove c'è temperatura, odori, sentimenti, sensazioni, tutto è, come dire, organico in quell'ambiente teatrale. Che sia il teatro, che sia la scuola, che sia un bosco, poi mi capita di raccontare in diversi luoghi. E quindi è quello che mi interessa, riuscire a ogni tanto, magari spero che succeda ogni tanto, togliersi di mezzo e far vivere quello che c'è tra me e il pubblico lì. Per questo mi piace molto, certe volte tiro dei silenzi lunghissimi negli spettacoli. I momenti a volte senza parole di silenzio sembra che siano i momenti più pieni di tutto lo spettacolo, perché vive quello che c'è tra me e il pubblico. E quindi ecco, quella frase di Mon Ami mi rappresenta molto, almeno come de desiderio, come anelito, vorrei far vivere quello che c'è tra me e il pubblico. Poi le parole è come se è una tavolozza, ma i pennelli ce li ho io e ce l'ha il pubblico in mano. E in quell'ora che stiamo insieme, realizziamo l'opera insieme e usano loro i pennelli. Certo, le parole, i colori sulla tavolozza li ho portati io, ma forse probabilmente il pubblico ce l'ha dentro e ci mette dell'altro. Quindi questo per me è questa grande pittura collettiva è quello che accade con la narrazione. Poi a volte la pittura mi manca, quando voglio stare con Luigi, dipingo e basta. Questo non lo racconto a nessuno. Certo. Stavo pensando, prima di arrivare a Caravaggio, perché ci vorrei arrivare abbastanza velocemente, perché mi hai raccontato delle cose molto interessanti sull'importanza che questo spettacolo ha avuto anche per i tuoi lavori passati, quanto ti ha fatto poi riflettere anche sui tuoi lavori passati. Prima però vorrei farti un'altra domanda, ancora perché tu possa raccontarci ancora un po' del tuo percorso. Stavo pensando alle tue pratiche performative, come stai in scena. Ecco, dai primi spettacoli ad oggi, io credo che ci sia un grande cambiamento rispetto alle modalità in cui racconti. Pensavo che nel tuo caso forse non è proprio sbagliato andare a recuperare delle riflessioni che sono state fatte soprattutto nel primo ciclo di questi 3 anni di interviste, quando abbiamo dialogato con Baliani, Paolini, Enia e altri narratori. Cioè, credo che con te si possa ritornare a parlare in qualche modo di io epico, cioè di quel gioco di identificazione e di distanziamento che è tipico del teatro di narrazione, perché tu entri ed esci dai tuoi personaggi e sicuramente con il corpo e con la voce cerchi di risvegliare in chi ti ascolta lo stupore, la meraviglia. Non a caso anche tu, come molti narratori, hai iniziato relazionandoti proprio con un pubblico, con giovani spettatori. Però credo che nel tuo caso, e come tu stesso poi hai detto, tutto questo sia possibile solo passando dalla materia. Cioè, credo che per alimentare il fuoco della storia tu abbia bisogno di avere un contatto costante con gli oggetti che hai realizzato per la scena. Per esempio, penso a delle cose che mi hai raccontato, no? Penso al rosario realizzato con della legna raccolta barbiana che usavi nelle repliche, delle prime repliche di Cammelia Barbiana, penso al tavolo della grande foresta realizzato con diversi legni, il faggio che veniva dalla riserva toscana, pezzi della motovedetta albanese naufragata nel 97, foto di tuo nonno, dipinti di tuo padre, poi penso ai lupi di Zanna Bianca che contengono dei sassi nella loro struttura, questo soltanto per citarne alcuni. Poi penso anche che da Tarzan, il ragazzo selvaggio, in poi, anche con Moby Dick, la Luna e i Falò, e fino poi ad arrivare appunto a Caravaggio, la questione della materialità, pur essendo sempre presentissima naturalmente, forse soprattutto nella scelta delle tematiche, abbia lasciato però più spazio anche ad una ricerca sulla voce, sul movimento. In Caravaggio, per esempio, sei narratore, sei personaggio, sei la stessa opera d'arte. E tra l'altro ho notato che anche qui, cioè in Caravaggio, come in Tarzan e in Moby Dick, c'è una struttura che ti stacca dal suolo, anche se in questo caso non in maniera permanente, costante. E forse questo ti aiuta un po' questo lavoro sul corpo e sulla voce. Ora non so se tu ti ritrovi in questa mia riflessione, se senti anche tu una differenza comunque dagli inizi ad oggi in questa direzione. Sì,
Sì, sicuramente, come dire, la materia è stata importante proprio come appoggio. Per esempio, mi viene in mente, quando parlavi di questa cosa, la settimana scorsa eravamo a Napoli a raccontare La Felicità Prof con i ragazzi delle scuole superiori di Napoli. E un ragazzo mi ha chiesto a fine spettacolo com'è fare tanti personaggi sulla scena, che cosa si prova e com'è. Allora abbiamo parlato dopo lo spettacolo e mi sono sentito rispondere che all'inizio è molto difficile perché devi entrare in uno e nell'altro, ma poi dopo un po' di tempo che va avanti la narrazione, la sensazione che ho è che non stai raccontando più la sensazione, per dire, lì nella Felicità Prof racconto gli alunni di una classe, quindi c'è Antonello, Annalisa, Mimmo, Saverio, Miguel. Quindi all'inizio io sono molto concentrato a stare nel sentimento dei vari personaggi, ma dopo un po' è come se si creasse un sentimento collettivo che attraversa tutti i personaggi e io sto solo in quello. Non so se mi spiego, lo so che... Però è come se si crea un sentimento che sta sopra a tutti i personaggi, li attraversa, e quindi sto lì. E quindi poi non c'è più da saltare in uno e l'altro, entrare in uno e l'altro, ma si sto in una dimensione che li comprende tutti, come se nel frattempo si è creata qualcosa. Nella grande foresta, per esempio, c'è il bambino, il nonno e due lupi. Ci sono solo questi personaggi nella storia. E all'inizio sto molto attento anche tecnicamente, no? Con gli sguardi, le cose classiche della narrazione, a stare in quei personaggi. Ma dopo un po' è un altro personaggio che arriva e mi viene a pensare che lì addirittura è la grande foresta, a un certo punto è tutta quella grande foresta che si sta raccontando, a volte con la voce del nonno, a volte del bambino, ma è tutta la foresta che si sta raccontando, come nella Felicità Prof è tutta la classe. Quindi si parte dalla materia, ma mi sembra che, e c'è la materia, perché c'è legno, addirittura alcune volte, come hai citato tu, di Camelia Barbiana, il legno che viene proprio da quel luogo. I banchi della Felicità Prof sono i banchi di Giancarlo con le visitilli, con le scritte che le hanno lasciato a lui i suoi alunni. Quindi si parte da una materia vera, concreta, come un appoggio fondamentale anche sensoriale, ma poi man mano che si racconta è come se se ne crea un'altra che è quella dell'emozione, delle sensazioni dell'emozione che si sta raccontando. E l'appoggio a un certo punto diventa quello. Come se l'odore della storia all'inizio è quello del legno che ho toccato, ma poi diventa un altro trasversale che lo attraversa e sto solo lì. E questo è molto bello perché poi io mi interrogo spesso per capire che odore hanno le storie, questa storia che odore ha, che sapore ha, com'è. Questa non è una cosa che da subito. Poi, come dire, no, non sempre accade perché a volte, come dire, sono troppo... Da narratore troppo egotico, centrale nella storia, e quindi non lascio spazio, ma certe volte poi dopo un po' di tempo comincio a dire: ah, guarda, questo era l'odore di queste storie. Questo è. Con Caravaggio questo è interessante perché siamo all'inizio, no, di questa conoscenza, allora ci annusiamo per capire che odore ha questa storia, che vuoi da me, e quindi siamo, come dire, ai primi appuntamenti ogni volta che si va sul palco. Quindi se adesso ti chiedessi che odore ha Caravaggio, stai ancora in questa fase di scoperta, in un certo No, senso. non lo so ancora, non lo so. Ogni volta quando c'è i 5 minuti chi è di scena, allora dico, vai, allora stasera dove... c'è un'emozione che arriva, perché poi quei disgraziati di Enzo Vetrano e Stefano Arandisi mi hanno fatto fare un lavoro sull'emozione. Io che credevo di sapere già tutto su come fare emozionare il pubblico, loro mi hanno, come dire, benevolmente spezzato le gambe e mi hanno aperto tutto un mondo nuovo su questa storia dell'emozione sul palco. Anche questa, per esempio, io ero convinto che salivo sul palco, ho detto, poi ho la fortuna di fare tante volte gli spettacoli, quindi, come dire, provo poco e subito vado col pubblico e gli spettacoli, fortunatamente, tocchiamo legno, di materia, fanno tantissime repliche e quindi c'è modo di sperimentare molto. E invece, quindi anche l'emozione, aspettavo che poi arrivasse a un certo punto, come quell'odore di cui ti raccontavo Vincenzo e Stefano, no, devi arrivare, entrare sul palco già con un'emozione e abbiamo lavorato su qual era quell'emozione. E questo per me è stato un grande salto perché è come se inizio lo spettacolo avendo già fattone uno, sia fisicamente che emozionalmente, quindi entro già
subito, diciamo, con quell'emozione. E quindi c'è stata una scoperta ancora nuova da questo punto di vista. Però è come se prima c'è la materia, quindi la carta, quella materica, ma poi a un certo punto si va in una materia che è quella più delle emozioni, che hanno una materia anche loro, indubbiamente. Non può essere altrimenti. Nessuno può dire che non è così, altrimenti se non credessimo in che queste cose invisibili hanno una materia, non staremmo a fare teatro. Infatti, a proposito di Caravaggio, parlavi di scoperta, no? Vi state scoprendo un po' sia con il personaggio Caravaggio, ma anche forse con un altro modo di metterti alla prova sulla scena. Mi raccontavi che questo spettacolo ha rappresentato per te un'occasione proprio per riflettere sul tuo lavoro, anche il lavoro precedente. Addirittura alcuni dei tuoi spettacoli hanno subito anche qualche piccola modifica dopo aver lavorato a questo spettacolo. Quindi, che cosa è successo in questo lavoro? Allora, diciamo, con Francesco già, come dire, non ci ritrovavamo da un po'. Con Francesco ci siamo ritrovati dopo che c'erano successe un po' di cose a tutte e due, quindi un po' più, come dire, con un pezzo di vita ulteriore alle spalle ci siamo ritrovati per questo Caravaggio. Francesco mi ha fatto subito la richiesta che ho rispettato dicendomi, però Caravaggio voglio scriverlo tutto io, non sarà una storia a due. E quindi ho detto ok, come dire, ho accettato, perché poi nella amicizia e collaborazione con Francesco c'è anche questo, ci capiamo al volo su certe cose intime. Francesco mi ha detto questo lo scrivo da solo, ok. E quindi mi ha dato il testo e poi sono arrivati Enzo e Stefano. E ci sono state con loro tantissime. Innanzitutto è stato come dire tutto, devo dire, come se fosse tutto lì pronto, perché abbiamo lavorato un paio di giorni leggendo il copione insieme, e poi in 10 giorni magici a giugno dell'anno scorso a Bolzano lo spettacolo è nato. Non eravamo nemmeno sul palco addirittura, ma in una sala prove del Teatro Cristallo, e in 10 giorni lo spettacolo, scena per scena, si è formato. Ora chiaramente stanno accadendo tutte le altre cose. Con loro sto facendo anche la grande esperienza di che cos'è fare uno spettacolo, completarlo come disegno registico e lasciarlo lì, perché poi io ho il maledetto vizio di cambiarli in continuazione gli spettacoli, perché poi facendone tanti dopo un po' dico, vabbè, questa la cambio. Invece loro sono stati, come dire, amorevolmente rigidi a dire non ti permettere a cambiare nulla, questa è la struttura. E questo per me è una grande prova, perché sto vedendo cosa può crescere dentro quella struttura. Quindi non è che non significa cambiare movimenti, scelte, intenzioni, ma approfondirle, quindi andare più a fondo ancora di quell'intenzione, e questa per me è una grande scoperta. E con loro sono successe tante cose, per esempio dal punto di vista della pittura di cui parlavamo prima, il fatto, come il processo, no, della narrazione, io racconto e si creano delle immagini nel pubblico. E su certe immagini, poi qui avevamo a che fare con Caravaggio, che in quanto a immagine, icona, è, come dire, un simbolo, insomma, ce l'avevamo sulle lire, no? Per quanto è iconico Caravaggio. E quindi con loro ho visto che ci può essere un altro tempo ancora di formazione delle immagini nel pubblico, e quindi su certe cose, per far apparire dietro la retina degli spettatori aperti, a occhi aperti, che ascoltano la parola, ma per far apparire quell'immagine, allora serviva un tempo ancora differente. Ricordo una cosa che mi disse Stefano, per esempio, che mi fece riflettere, e poi loro, Enzo e Stefano, diciamo, oltre che tecnicamente, ci hanno messo un grandissimo amore, un grandissimo affetto in questo lavoro, proprio tanto, tanto, sono stati affezionatissimi, quindi ci sentiamo spesso, vogliono ancora sapere come va dopo ogni replica. E mi ricordo che Stefano a un certo punto venne proprio con calore, quasi come a dire se non lo fai è davvero un peccato. E mi disse, avete presente il dipinto L'incredulità di San Tommaso, quello dove San Tommaso mette il dito nella ferita di Cristo? E io lì lo raccontavo velocemente. E a un certo punto Stefano viene e fa: ma guarda, ma questi ma la battuta è questa nello spettacolo. Per le collezioni private, Michelangelo è più conteso, ma per le pale d'altare proprio non va, lì proprio non va. Ma come gli viene in mente?
di far infilare a San Tommaso un dito nella ferita di Cristo. E mi fermo. In questi, non so, 2, 3, 4 secondi si crea l'immagine. O che hanno visto il quadro, o che non l'hanno visto, ma nel pubblico si sta formando l'immagine. E rispettare questo tempo. E quindi Stefano dice, ecco, ho detto questo, fermati! Fammela creare dentro di me l'immagine. Falla apparire. Guarda, sta apparendo, via, vai avanti. E questo è pazzesco, perché da una partitura, un ritmo che non è solo... è un ritmo insieme delle parole, della musica, del corpo, ma anche del processo creativo del pubblico. E quindi se ogni tanto riesco davvero ad essere in ascolto di questa cosa rispetto al pubblico, è come un concerto che aumenta le partiture, no? Ora c'è anche la partitura della formazione dell'immagine nel pubblico. È un'altra partitura che si aggiunge a quella degli archi, dei violini, dell'obo e di tutti gli altri strumenti. Quindi in quella struttura, ma aumentare le partiture. E questa, per esempio, è stata una, insomma, delle... poi ce ne sono state, come dire, tante, però ecco, questa, per esempio, ha dato un nuovo tempo. E ora sta succedendo, per esempio, che alcuni lavori precedenti si sono un po' più dilatati, hanno un tempo diverso, perché comincio a gustare questa cosa, e quindi anche quando faccio Camellia Barbiana, quando evoco delle scene, oh, guarda, si sta formando il pubblico, aspetta, falla formare, e ecco, ora puoi passare ad altro. Ed è bello, poi non sempre, però in certi momenti permettersi questo sbocciare dell'immagine al pubblico è bellissimo. E quindi è un po'... Enzo e Stefano veniva dall'indicazione che mi hanno dato di dimenticare i quadri di Caravaggio, no? Quindi all'inizio mi hanno detto, tu non li hai mai visti, non li conosci. Quindi stanno nascendo in questo momento, e quindi questo aumenta, come dire, il desiderio pittorico, no? Rispetto al fare la narrazione. Quindi si può dire che anche il tuo rapporto con il pubblico si è un po' modificato in un certo senso? Sì, si è un po' modificato, sì. Un po' magari è solo una maturità, però sono un po' più in ascolto, un po' meno in ascolto di cosa succede con la parola e cosa succede al pubblico. Io pensavo di esserlo, molti da sempre mi dicono, ah, ci hai toccato il cuore, ci hai toccato l'anima, invece no, c'è un livello, come dire, sì, dell'emozione che fa commuovere probabilmente, ma ci sono anche altri livelli, altre cose che si possono esplorare. E questo sta avvenendo, quindi sì, c'è una relazione diversa col pubblico, e infatti sta succedendo, sono un po' meno a fine spettacolo insoddisfatto di me. A volte ero sempre a fine spettacolo, ogni volta, no, che disastro, no, è andata male, rifacciamolo, mi viene da chiamare tutti e dire rifacciamolo subito, vi giuro che andrà meglio. E ora no, si è acquietato qualcosa, quindi mi sto godendo di più il tempo del pubblico, e c'è queste cose che accadono, sì. L'altro giorno... pensando... Oh, scusa, Nena. No, vai, continua pure. Sì. L'altro giorno a Napoli, per esempio, a proposito di relazione col pubblico, sempre in questa Felicità Prof, quindi pubblico delle scuole superiori, c'è una scena dove io faccio questo professore nel primo giorno di supplenza, e quindi dico, nello spettacolo dico, buongiorno ragazzi, buongiorno, sono il vostro nuovo professore di italiano. In quel momento c'è uno stop netto della musica, e io parlo del silenzio che seguì a questa mia presentazione in classe. Quel giorno a Napoli è successo, buongiorno ragazzi, sono il vostro nuovo professore di italiano. Si stoppa la musica, squilla un cellulare in terza fila, pipì, pipì, pipì. E la ragazza che era in terza fila, quindi vicina, la vedevo, prende il cellulare e fa scusa, e lo spegne. Ma ora lo so che ci crederete o non ci crederete, come dire, decidete voi, ma lei ha detto scusa al professore in classe, non all'attore che stava sul palco. Era uno scusa detto in classe. Eravamo come dopo i primi 7 minuti di spettacolo, eravamo in classe. E quel cellulare che squillava non mi ha dato nemmeno fastidio, come a volte danno fastidio i cellulari, che ti fai prendere da, oddio santo, sono disturbanti, molesti, si inseriscono in tutto questo mondo che stiamo dicendo. Invece quel cellulare che squillava quel giorno, scusa, no, niente.
e abbiamo continuato. Ecco, e quindi lì il pubblico, lei, poi i ragazzi di Napoli, gliel'ho detto a loro, hanno una grande presenza, il pubblico c'era proprio presente in poltrona lì in quel momento, una grande presenza fisica che non sempre trovi in tutti i teatri. Con i ragazzi succede molto di più che con gli adulti, poi con i ragazzi delle scuole superiori di Napoli ancora di più, devo dire. E quindi lì erano tutti nel qui ed ora, proprio lì. E quindi quel cellulare è squillato in classe. Mi sono accorto di... Dio santo, è qui. Era... No, niente. E abbiamo continuato a raccontare. Poi il telefono è entrato dentro senza disturbare. Era un... come la battuta prima. Era la battuta successiva. Sì, è vero che succede spesso nei tuoi spettacoli questa cosa. Si crea spesso questa magia, soprattutto con le scuole. Siccome ho avuto l'opportunità di vedere molti dei tuoi spettacoli insieme a dei bambini, questo succede spesso. Per esempio, mi ricordo, a proposito di questa sensazione, ricordo che uno dei tuoi primi spettacoli che ho visto è stato proprio il Giardino delle Magie, dove lì addirittura avevi inserito ancora un elemento in più, che era, si sentiva questo odore di pane, no? All'inizio, e davvero sembrava di essere tutti in questo giardino poi delle magie. Quindi lì, non c'era solo l'elemento della materialità, perché poi avevi costruito un giardino bellissimo, erano delle piante vere, tra l'altro, non erano di plastica, ma c'era addirittura questo sentirsi dentro, accompagnati anche da odori, dall'olfatto, da tutti i sensi, no? Quindi è una cosa che tu hai sempre un po' sperimentato. Sì, e credo che sia quello che dicevamo, no? Quello che c'è tra me e il soggetto, quindi si entra in quello spazio lì. Molto bello, è bello, è come se quell'ora di spettacolo è una repubblica autonoma dove succede quello. Poi dopo ognuno torna alle sue vite, ma in quell'ora sei lì. E devo dire che è bellissimo donarsela questa cosa, è un grande dono che si fa, sia come dal palco che per il pubblico, no? Donarsi la possibilità di stare un'ora in quella repubblica autonoma. Wow, bellissimo. È vero. Mi ricordo che una volta avevi, con una provocazione, avevi detto, a proposito del tuo stare in scena, avevi detto: io non sarò mai pulito, appartengo più al mondo della natura che a quello del teatro. Questo essere sporco, tra virgolette, no? È una cosa che ti accompagna ancora e in qualche modo la difendi. Sì, mi accompagna anche questa, sta cambiando. La difendo. Mi è successo, per esempio, io, come dire, sono pugliese, brindisino, non ho mai fatto un lavoro sulla dizione, per esempio. Non ricordo nemmeno in quale teatro, ma venne una signora alla fine di Caravaggio, tutta emozionata, disse: però accidenti, Michelangelo con quell'accento. Io ero, come dire, stanco morto, e non ho avuto poi la forza di rispondere, signora, ma cioè... Penso che, come dire, se uno deve raccontare Michelangelo, Merisita, Caravaggio e l'assoluta umanità e realismo che ha portato lui, sarebbe come lucidare le mele marce che aveva, o come che aveva dipinto lui, o come coprire lo scollo delle sue prostitute. Poi, come dire, è chiaro che c'è anche una bellezza nel portare la parola, e quella, come dire, arriva nel tempo, è bello curarla, per carità. Non voglio essere frainteso, però certe, come dire, sbavature, certi inciampi, certe crepe, secondo me danno bello, danno un realismo da frutta di seconda scelta di un mercato popolare come quella di Caravaggio, che poi funziona. E quindi quella sì, la difendo, perché non sono per il teatro leccato, no, sicuramente. Mentre parlavamo mi veniva in mente anche un'altra cosa, stavolta però non cito te, cito ancora Marco Baliani, perché mi ricordo questa cosa che lui aveva detto una volta, cioè voglio vedere il mondo attraverso l'atto narrativo, cioè per lui il teatro di narrazione non era un genere, ma piuttosto una poetica, quindi un modo di guardare il mondo. Siccome alla fine, anche se tu hai attraversato anche diversi linguaggi e ti sei sperimentato molto, però
come mi hai detto una volta tu, non potrei fare a meno di raccontare, non potrei fare a meno della natura, non potrei fare a meno delle mie mani. Quindi la narrazione tu l'hai sempre messa un po' al primo posto, cioè in qualche modo è sempre molto presente per te. In qualche modo ti risuona un po' questa affermazione, come la narrazione come un modo di guardare il mondo. È molto bello, no? Mi risuona più come un invito, mi verrebbe da... non ci avevo mai pensato. Però sicuramente, come dire, per me tutti gli spettacoli poi arrivano, oltre che arrivare al momento giusto, ma arrivano sempre in momenti particolari della mia vita, sono legati anche a delle mie faccende personali. E quindi molte volte gli spettacoli attraversano delle cose che riguardano me, dei periodi che riguardano me. E quindi non nascondo che, per esempio, certe telefonate difficili io le faccio nell'ora dopo lo spettacolo, perché lì dentro sono diverso, c'è un'energia diversa, quindi vai, l'affronto in quel momento, la telefonata difficile, per esempio. E narrare da un'energia cambia delle cose, è una forza. Quindi guardare, poi, come dire, altre volte mi sono trovato di fronte a anche, come dire, a schiaffi che mi hanno detto: bello in faccia, non stai in un tuo spettacolo. Me lo sono sentito dire tante volte, quindi è anche un tornare i piedi per terra e dire: ok, non sto in un mio spettacolo, è un'altra faccenda qui, stai attento. Quindi da un lato sì, come dire, lo uso, ci sto, è bello. E dall'altro, ecco, ogni tanto mi è arrivato anche qualche schiaffo del genere, però sicuramente, ecco, tutto quello che dicevamo prima rispetto all'ascolto, no? Magari riuscire ad essere così accesi e vivi quando si sta in relazione con l'altro o con la natura sarebbe bellissimo. Forse non si sarebbe molto meno sonnambuli. E quindi sì, sarebbe bellissimo. Me lo segno questo. lo sperimenterò. Però sì, è un modo. È un modo, ma anche, cioè, sto attento a che non diventi un rifugio, un conforto, perché poi c'è anche altro. Mm-hmm. Quelle storie sono anche, vedo che sono anche, quindi ti mangiano pure loro, hanno fame pure loro, quindi ogni tanto, statevi al posto vostro. Ora sono Luigi e basta, non voglio sapere di voi, statevene là. A volte, come dire, devo pure allontanare. Ci sono state storie anche materiali, ricordo per esempio, hai citato prima la Kateri Rades, quella motovedetta albanese, non so come, ma cioè, sì, potrei saperlo come, ma era andato a recuperare i legni di questa motovedetta affondata nel canale d'Otranto, una faccenda tristissima quella della Kater. A un certo punto cominciò a costruire le scenografie con quei legni, ma a un certo punto li ho presi e ho detto, mo statevene, erano così pregni di morte, mo basta, non vi voglio toccare più. E in effetti quella storia non ha avuto nemmeno successo come spettacolo. C'era un'energia che ne so io che voleva essere raccontata? Chi me lo dice? Qual è il mio diritto di raccontare la storia di quei cadaveri in fondo al mare? Ok, bisogna farlo, certo. Siamo, come dire, nel tempo del teatro civile, bisogna dirle certe cose. Però bisogna anche, secondo me, rispetto a certe materie viventi, bisogna anche porsi le domande... Posso farlo? Come? Che diritto ne ho? Sulla Kater, mi ricordo, in quel caso specifico mi arrivò proprio un chiaro no. Lascia stare. Via. Sì, sempre per quell'idea di stare in ascolto della storia. No, è interessante questo. Sì. Io, ecco, anche se ci sarebbero tantissime altre cose da dirci, e purtroppo il tempo stringe, quindi io ti faccio quest'ultima domanda, che poi in realtà te la rilancio, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti ci siamo lasciati proprio con questa domanda. Che sarà la narrazione domani? Quindi adesso la lancio a te e te lo chiedo. Sì, per me è molto interessante questa domanda, sia perché raccontando sia agli adulti che ai ragazzi che ai bambini vedono che cosa succede, e innanzitutto la narrazione è ancora, l'arte della narrazione, dell'ascolto è ancora tutta lì. Io contesto assolutamente quelli che dicono che i ragazzi di oggi non sanno ascoltare. Bugia, è una falsità.
Ora, fermo restando che bisogna metterli nelle condizioni giuste, bisogna raccontare bene e rispettare tutte le condizioni, ma vi assicuro che ci sono ragazzi i più tremendi scatenati, quelli che proprio che ti portano con sconforto, che sono, e questo me lo confermano tutti i narratori che fanno questo mese, sanno stare 1 ora e 1 quarto senza cellulare ad ascoltare storie narrate soltanto con la voce. Possono farlo, è tutto lì. Quindi secondo me certe cose certe facoltà si stanno aggiungendo, la velocità, l'intelligenza artificiale, tutte queste robe, io credo che sono cose che si stanno aggiungendo, ma che non stanno togliendo. Io sono molto fiducioso, quindi credo che vedendo i ragazzi cosa succede al pubblico, io sono molto fiducioso, la brace del racconto è tutta lì. E quindi il nuovo, che sarà il nuovo? Un po', devo dire, mi stimola il fatto di scoprirlo, di capire dov'è il nuovo. Perché poi certe volte mi sembra che la narrazione è fatta anche di schemi così consolidati dai maestri, dalle pratiche, che a volte dico, ok, e se non è così? E se si sposta, dove andiamo? Nella Luna e Falò, per esempio, il tentativo che ho fatto è stato questo, di lavorare su interrompere la linea di evoluzione normale che si usa nella narrazione, che è quasi sempre la stessa nella narrazione. Interromperla come un film distopico, capire che succede se si inciampa. E ricordo, la Luna e Falò ha 27 versioni di copione per intrecciare tutti i vari piani temporali. E tra l'altro, a proposito del fatto che dicevo prima che provo poco, soltanto adesso, dopo la decima replica col pubblico, comincio a incastrare tutte le cose e a vedere quanto il pubblico riesce a sopportare questo fatto di perdere la linea temporale. Però mi chiedo anche, se perdiamo la linea temporale e andiamo in uno spazio solamente emozionale di galleggiamento nelle parole, che succede? E se la parola della narrazione diventa più poetica, più diradata, che succede? Perché noi siamo abituati, no, a raccontare bla 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 bla, anche io ho questa cadenza da narratore medio orientale, bla 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 bla, ma che succede se diradiamo la parola? Se le facciamo diventare poche come sassi, se si dirada in un linguaggio più poetico? Che succede? E lì secondo me si apre una grande sfida, perché mi chiedo, il pubblico l'ha mai fatto? Il narratore l'ha mai fatto? Cosa conosciamo lì? Quindi, e questo però mi sembra molto stimolante, no? Rispetto al fatto che stiamo aggiungendo, sappiamo così tanto oggi delle neuroscienze, del linguaggio, che secondo me è un campo interessantissimo questo, vedere che succede lì. Quindi credo che c'è da qualche parte una nuova narrazione. È bellissimo sperimentarla, capire che succede in quel luogo e sperimentarla con tutto il pubblico di oggi, che è lo stesso che può stare ancora in 1 ora a sentire un racconto primitivo fatto solo di parole. Quindi questo per me è molto stimolante. Per quanto mi riguarda, il futuro, ecco, queste due cose mi interessano molto: rompere la linea drammaturgica, scoprire altri tempi della narrazione e diradare la parola, vedere che succede, un po' come. Tornando a Monet, le ninfee, no? Monet è grande perché poi quelle ninfee hanno aperto all'arte contemporanea. Dopo Monet, molti dicono poi è arrivato Pollock, l'arte astratta, e quindi era il figuratismo degli impressionisti che poi, visto con gli occhi socchiusi, si stava diradando. Cominciava a diventare, se guardi da vicino una ninfa di Monet, è quasi astratto. Ecco, lì però erano quelle impressioni. Andare in una narrazione più per impressioni. Una cosa che sento che mi attira molto e che vorrò sperimentare lì e vedere che succede. Ma tu hai provato già, sei andato già un po' in questa direzione o è soltanto qualcosa che, come dire, sei già andato un po' in quella direzione tanto che hai avuto una piccola illuminazione e vuoi approfondirla oppure è solamente un desiderio? Allora, diciamo. Ci sono andato a capofitto con la Luna e Falò, perché lì era una scrittura tutta mia e quindi è una cosa che è nata già dalla scrittura. E quindi la sperimentazione è stata già in fase di scrittura e ho visto che è un elemento, come dire, imprescindibile, non si può. Però questa cosa qua poi in piccole dosi la sperimento anche, come dire, nelle altre strutture. Certo, la struttura drammaturgica determina molto. Però poi, come dire, dico sempre che la pelle su cui porto il spettacolo è la mia, quindi mi assumo la responsabilità di allargare e provare certe cose. Mi viene in mente, per esempio, Caravaggio stesso, no? C'è una scena dove racconto di Bacco, il Bacco e Dioniso,
E lì io lì sono anche vestiti di Caravaggio, ho una vecchia camicia, cioè sono vestiti che ricordano il Seicento. Si racconta lo spettacolo, a un certo punto arrivo a raccontare di Bacco e Dioniso e descrivo questo dipinto di Bacco. E dico a un certo punto che noto che ha le unghie sporche, il collo, le mani sono abbronzate. E qui mi fermo come narratore, guardo il pubblico e dico, ma... E questa risata che mi arriva è una risata che è Luigi totalmente nel pubblico e dico, ma che vi credete? Non è un dio quello, è un attore che sta recitando per voi. E basta allungare la mano, dai, se chiudete le labbra, ecco questa cosa qua. È un salto in una cosa diversa per me, perché sono saltato nella totale realtà di quello che sta succedendo. Ma è un attore che sta recitando per voi, calmi, scendete, venite qui, toccatemi, cioè, socchiudete le labbra. E queste cose qua ogni tanto si provano. E con Caravaggio, l'altra cosa di questa cosa qui, in due momenti, prova ad allungare molto, non i silenzi, ma gli sguardi. Gli occhi per Caravaggio sono molto importanti, no? Lui alla fine della sua vita lo pestano quasi a sangue, cioè lo pestano fin quasi a fargli perdere la vista. Ci sono due momenti in cui io guardo il pubblico da Caravaggio, un momento dopo che viene condannato a morte e un momento dopo che lo pestano. E c'è questo momento in cui lo pestano, questa immagine bellissima, ricordo che è costruita con Enzo, che io mi tocco gli occhi. E dico che sparisce per 5 mesi, non guarisce, ho quasi perso le viste. E poi quando apro gli occhi, anche perché sono molto stanco e sudato, a quel punto io vedo tutto annebbiato, perché c'è il sudore, vedo tutto il pubblico. Ecco, quello sguardo cerco di allungarlo tantissimo, fino ad arrivare a 30-40 secondi sul pubblico solo di sguardo. Ecco, in quel momento è il mio tentativo di capire che succede con altre cose della narrazione. In quel caso è solo le mie dita, gli occhi, il fatto che cerco di mettere a fuoco il pubblico. E quindi lì cosa racconta? Racconta il mio sguardo, gli occhi arrivano, boh, non lo so. Però ecco, questi sono alcuni tentativi che cerco di fare. Quindi è una ricerca per me attiva. Poi ci sono desideri di scritture future dove, se Dio vorrà, la sperimenterò. Però ecco, questo mi interessa capire. Cose che raccontare, narrare, sì, c'è la parola, ma ci sono anche altre cose. E nel pubblico la parola probabilmente si genera anche senza la parola dell'attore. E quindi questa sperimentazione è molto bella e viva, è una cosa che mi piace molto. Grazie Luigi. A questo punto immagino che abbiamo destato la curiosità di tutti perché questo spettacolo sembra contenere davvero, come dire, tutto quello che, come, tutto il tuo terreno fertile dove negli anni hai fatto nascere tante, tante cose. Quindi non ci resta che venirlo a vedere. Io tra l'altro voglio ricordare anche che si terrà appunto il 24 febbraio al Teatro dei Sozzofili di Modigliana e il 9 marzo al Teatro Comunale di Poliporto. E ecco, e a quel punto non si resta che rivedersi finalmente dal vivo. Posso dire un'ultima cosa, Nella? Ma certo. Che è stata bella. Allora, racconto una storia che per me è Ah, interessante. fantastico, siamo pronti. Allora, è una storia brevissima. È una storia di un narratore francese che si chiama Henri Gougaud. Si intitola L'uomo che voleva rendere felici le persone. Allora, c'era un narratore molto famoso che aveva il desiderio di trovare la storia che rendesse felici le persone. E quindi lui non dormiva, non dormiva, si arrovellava perché voleva trovare la storia che rendesse felici le persone. A un certo punto, una notte, la storia gli arriva. E quindi lui prende il suo banchetto, va al centro del ghetto di Praga, si mette sul banchetto e racconta la storia che avrebbe reso felici le persone. Tutto il pubblico era accorso, si era affollato perché lui era un narratore famoso, tutti applaudirono e andarono via. Non fu un grandissimo successo, però lui era contento perché aveva trovato la storia. E quindi il giorno dopo prende di nuovo il suo banchetto, va lì e racconta la storia che avrebbe reso felici le persone. E di nuovo il pubblico applaude, accorre, vanno via. Il giorno dopo di nuovo, però c'era quel cane che l'aveva già sentita, era sempre quella la storia, pure quella signora aveva fretta e va via, pure quell'uccello doveva migrare, parte, non l'ascolta.
E lui va di nuovo il quarto giorno, il quinto giorno, ci va per mesi al centro di quella piazza del ghetto a raccontare la storia che avrebbe reso felici le persone. Dopo 2-3 mesi va lì, racconta la storia e davanti a lui la piazza è vuota, non c'è più nessuno. L'hanno già ascoltata tutti questa storia. E si sente chiamare giù, un ragazzino ritira il pantalone e lui guarda il ragazzino e dice, dimmi. E questo ragazzino gli fa, ma che stai facendo? Non ti rendi conto, non c'è nessuno. A chi stai raccontando? Allora il narratore si guarda intorno e dice, oh, caspita, davvero, non c'è più nessuno. Ma sai, io, dice il ragazzino, raccontavo storie per cambiare il mondo, per rendere felici le persone. E il ragazzino dice, ma guardati intorno, ti sembra che il mondo sia cambiato? E dice, beh, in effetti non sembra che sia molto cambiato. Sai, però nel tempo ho capito un'altra cosa, che io non racconto storie per cambiare il mondo, ma racconto storie perché il mondo non cambi me. Grazie Luigi, questa... Grazie questa è veramente, questa ci serviva davvero, soprattutto di questi tempi, sì. Ci serviva davvero. Viva le storie. Grazie per questo regalo. E io tra l'altro mi correggo perché penso di aver detto che il 9 marzo ho sbagliato insomma il nome della città in cui sarai con il tuo spettacolo, perché il 9 marzo il teatro è il Teatro Comunale di Bonporto. Non so che cosa io abbia detto, ma credo che era sbagliato. Va bene, grazie ancora Luigi, noi ci vediamo al teatro, grazie. E grazie per la tua storia. E aspettiamo la tua narrazione impressionista, che creeremo un altro genere, nascerà un nuovo genere. Arriverà. Grazie. Ciao. Ciao.